Ok, allora, prima di aggiungere altro sulle presentazioni dell'impianto, vediamo, c'è tutto un altro paio di precisazioni sulle rappresentazioni grafiche, appunto. Questo è il nostro primo impianto, il nostro primo ciclo, quindi è bene se perdiamo un po' di tempo, impieghiamo un po' di tempo, queste cose poi ce le ritroveremo anche per il nostro proseguimento. Dicevamo sul piano PS, quindi il calore scambiato si visualizza immediatamente, volendo anche il lavoro scambiato sul piano PS, sì, proprio in base a quello che abbiamo detto, proprio sfruttando anche le caratteristiche di equazione di stato della funzione entalpia, e per esempio il lavoro di compressione L1-2 che abbiamo visto può essere visto ipotizzando, insomma, anziché questo tipo di percorso, ma per esempio l'associazione di due trasformazioni in serie, ovvero una compressione isoterma, significa che comprimo e sottraggo di pari passo calore al fluido, e poi una somministrazione di calore per arrivare al punto 2. Questo perché, appunto, abbiamo detto, una funzione di stato è indipendente dal percorso seguito durante la trasformazione. Quindi, se abbiamo detto che il lavoro di compressione è rappresentato dall'incremento di entalpia che subisce il fluido nel passare dal livello 1 al livello 2, e quindi il delta H, H con 2 meno H con 1 rappresenta, è rappresentativo del lavoro che abbiamo, il compressore ha trasferito al fluido, lo sarà anche se consideriamo questo percorso alternativo, che però porti sempre a una variazione di entalpia H2 meno H con 1. In questo modo, praticamente, quindi quest'area rappresenterebbe, può rappresentare, può rappresentare C1' 2A sul piano PS, e riusciamo a visualizzare anche il lavoro speso, quindi scambiato tra fluido e macchina, in maniera del tutto analoga, senza ripetere di nuovo, in maniera simmetrica, altrettanto per quanto riguarda l'espansione, e quindi sul piano PS riusciamo a visualizzare ancora più comodo, forse in alcuni casi, sempre sotto il cappello del ciclo ideale, è la rappresentazione sul piano HS. Sul piano HS posso anche evitare di cancellare un po' e di disegnarlo, perché se è, appunto, consideriamo sempre queste ipotesi che ci hanno consentito di scrivere tutte queste relazioni, quali ipotesi? Macchine ideali e fluido ideale che rispetta l'equazione di stato dei gas perfetti. E questo, appunto, ci ha portato a scrivere, eccola qui, che delta H è uguale a C con più delta T. Quindi abbiamo fatto l'ipotesi del cosiddetto più che perfetto, ovvero a calori specifici costanti, sia con la pressione ma anche con la temperatura. Nella realtà, quando passeremo al ciclo reale, questa ipotesi è non lontanissima dal vero, però non è rigorosa. Stiamo parlando per il momento di ciclo ideale, quindi la teniamo senz'altro in piedi. Tenendo in piedi questa ipotesi, vedete che praticamente il passaggio tra temperatura e entalpia è immediato, insomma la differenza è una costante. Su questo grafico la differenza è un fattore di scala, che
trovate? Cioè, nel senso che se io qui sostituissi T con H, non essendoci dei numeri, la forma del mio ciclo resta esattamente la stessa. La differenza è un fattore di scala, appunto rappresentato da questo T, una costante. Chiaro? Allora, però, se questo è il piano TS, ecco che... vediamo un po', che se no... Se questo è il piano HS, però tutto quello che abbiamo detto prima trova una rappresentazione grafica ancora più immediata, nel senso che il lavoro speso per la trasformazione di compressione è rappresentato dal segmento H2-H1, quindi questo rappresenta il nostro L con C. Ok? Questo segmento qui rappresenta T con 1, questo rappresenta il lavoro di espansione, e questo rappresenta il nostro T con 2. Trovate? E questa rappresentazione, diciamo, perché perdiamo qualche minuto a fare i disegni, non giusto per divertirci a fare i disegni, ma perché anche questo ci aiuta a familiarizzare, poi prima o poi ci saranno familiari questi concetti, ma siamo all'inizio, quindi è giusto dedicare un po' di tempo a fare i disegnini, eccetera. Perché appunto se per esempio riportiamo questo segmento, lo riportiamo qua, questo L con C, lo riportiamo qua, e facciamo, sottraiamo da L con T, sottraiamo questo L con T, questo segmento così ottenuto rappresenta il nostro lavoro utile, e questa grafica ci consente anche di immediatamente a colpo d'occhio vedere quanto pesi il lavoro di compressione rispetto al lavoro di espansione. Vedremo negli impianti reali come proprio dal punto di vista numerico questa trasformazione, quindi il lavoro speso per la compressione, è un'aliquota importante rispetto al lavoro ottenuto durante l'espansione, cioè è oltre la metà, sarà un 60, in qualche caso anche 65% del lavoro di turbina viene speso per la trasformazione del compressore, quindi l'utile è il complemento a 100 per, quindi dei famosi 100 unità arbitrarie di energia meccanica specifiche, unità di massa
prodotte ottenute durante l'espansione nella turbina, tranquillamente 60-65 vengono spese, prendono questa strada, vengono trasferite al compressore per il suo funzionamento e all'utilizzatore ne resteranno disponibili 30, 35, 40 unità. Ma questo è ordine di grandezza, queste sono le percentuali negli impianti reali. Poi più in là preciseremo come appunto questo è dovuto al fatto che stiamo parlando di un gas. Quindi il lavoro di compressione, ricordate, la compressione ideale è che fissato il delta P è direttamente proporzionale al volume specifico del... Quindi per un gas il volume specifico è consistente, molto più grande rispetto ad esempio a quello di un liquido. Quindi quando studieremo gli impianti con turbine a vapore vedremo come comprimendo l'acqua in un liquido il volume specifico sarà circa tre ordini di grandezza più piccolo, quel lavoro di compressione sarà una percentuale rispetto al lavoro di espansione, in quel caso molto più piccolo. Qui espandiamo ma comprimiamo anche un gas, il volume specifico è elevato e quindi questo lo approfondiremo quando parleremo del ciclo reale, dell'impianto reale, ma possiamo già, e si vede anche sul ciclo ideale, possiamo senz'altro affermare che in questi impianti il lavoro di compressione assolutamente, sicuramente non possiamo dire che è trascurabile, sicuramente non possiamo dire che è una piccola aliquota rispetto a quello prodotto dalla turbina. Nella migliore delle ipotesi è la metà, ma in molti casi reali vedremo sarà tranquillamente un 60-65, anche nella peggiore dei casi anche il 70% rispetto a quello prodotto dalla turbina. Ok? Bene, e questo è questo che stiamo facendo. Secondo quello che abbiamo scritto, specifico intendo dire per unità di massa di fluido evolvente, quindi che si può esprimere, abbiamo detto, L con T meno L con C, quindi H3 meno H4, nel nostro caso, meno H2 meno H1 sono entalpie specifiche e quindi parliamo di lavoro utile per unità di massa. Beh, è sicuramente uno dei due tre più importanti parametri di prestazioni di questi impianti, ovvero ripeto, l'energia utile netta per unità di massa di fluido che evolve all'interno di quel impianto, che si può appunto ottenere, si può estrarre. Quanti materialmente, diciamo questa volta, quanti kilojoule di energia meccanica netta io metto a disposizione del mio utilizzatore per ogni chilogrammo di fluido che faccio camminare all'interno del mio impianto? Avremo modo di approfondire perché è un parametro importante, lo vedremo, forse è intuibile, ma ne parleremo con calma un po'. Immediatamente dopo, immaginate, l'altro parametro è ok, ma questa
energia utile che io metto a disposizione del mio utilizzatore, quanto mi è costata in termini energetici, cosa ho speso per ottenere L con U? Ho speso Q con U. Ok? Questo è l'altro importantissimo parametro prestazionale del nostro impianto, il rendimento del ciclo, di questo ciclo complessivamente, di tutto il ciclo termodinamico. Un ciclo che deve fare proprio, che mi consente di fare questo, attraverso quell'impianto che abbiamo schematizzato prima. Io utilizzo questo ciclo termodinamico proprio perché la natura come fonte mi sta mettendo a disposizione, chiaramente non direttamente l'energia meccanica che mi serve, la natura mi sta mettendo a disposizione energia termica, questo mi sta dando. E come mai, in che forma, con quale impatto sull'ambiente, di questo abbiamo già discusso e ci torneremo più tardi. Però a livello di termodinamica questa è quanto, cioè abbiamo avuto a disposizione energia per unità di massa pari a Q con 1, ricaviamo come nostro risultato, come obiettivo, cioè qualcosa che faccia girare l'elica della nave di cui parlavamo prima, o l'alternatore o il sistema di propulsione di un aereo, pari a L con 1 kJ per ogni chilogrammo. Quindi, nelle ipotesi che le trasformazioni siano queste, cioè quelle del ciclo ideale, questo rapporto ci definisce quello che è il rendimento ideale del nostro ciclo giallo. Okay? E quindi questo abbiamo visto che lo possiamo scrivere, e lo comunque è pari all'area del ciclo, ovvero sul piano TS, quindi alla differenza Q con 1 meno Q con 2 e quindi lo possiamo scrivere in questo modo, ovvero lo possiamo scrivere come 1 meno l'avevamo scritto qua, ok? Provate. Quello schema di impianto che ho disegnato all'inizio, che io vi anticipo, è raramente, molto raramente, quello schema si ritrova poi negli impianti reali, però dal punto di vista termodinamico l'impianto reale segue comunque questo ciclo di trasformazioni, con alcune differenze chiaramente, non saranno più trascurabili le dissipazioni, ma la logica del ciclo rimane la stessa, anche se fisicamente i due impianti, quello che vi ho appena cancellato, quello con il compressore, la turbina e le due scatole, ovvero i due scambiatori, uno superiore e uno inferiore, in realtà gli impianti reali sono più semplici rispetto a questi, però poi la termodinamica del ciclo non cambia.
quello schema appunto che abbiamo visto ci consente, perché partiamo da quello, perché ci consente appunto di visualizzare, come vi ho detto all'inizio, un po' meglio queste trasformazioni, ci consente di semplificare alcuni discorsi, per esempio quello che abbiamo detto prima, cioè il fluido che segue tutte quelle trasformazioni, quello entra nel compressore, viene riscaldato, espande in turbina, viene raffreddato, ritorna al punto di partenza. Se ci atteniamo a quello schema, possiamo ipotizzare che è sempre lo stesso, qualunque gas, aria, CO2, azoto, quello che voglio, io la comprimo, la riscaldo, la faccio espandere, la raffreddo, eccetera, non subisce trasformazioni nella sua composizione, ok? È un circuito appunto, e quindi, immaginando che non ci siano buchi nel nostro impianto, quello schema ci consente di ci semplifica la vita, perché ci consente di dire che il fluido è sempre lo stesso, non subisce nessuna alterazione della sua composizione chimica, okay? E anche la sua massa, girando in tondo, rimane sempre la stessa, okay? A meno che non ci sia un buco, trascurando i buchi, la massa di fluido, quella che entra nel compressore, sarà poi la stessa che uscirà dalla turbina, la stessa che sarà raffreddata, quindi quei chilogrammi di fluido saranno inalterati, e quindi questo ci consente alcune semplificazioni, per esempio il discorso che abbiamo fatto prima di ragionare per unità di massa del fluido, scrivere le grandezze specifiche, no? L'entalpia specifica, e vedere con le variazioni di questa entalpia specifica, vedere l'energia, lavoro o calore scambiata tra fluido e macchine. E questo è un vantaggio. L'altro, relativo al fatto che il fluido è sempre lo stesso, lo vediamo immediatamente, nel senso che il fluido è sempre lo stesso, abbiamo detto che il C con T è costante con pressione e con temperatura, e quindi evidentemente in questo rapporto al numeratore e denominatore è lo stesso. Quando passeremo al ciclo reale, insomma, il C con P dei gas scaricati dalla turbina, vedremo che è un po' diverso dal C con P dell'aria che esce dal compressore. Allora, per essere precisi, è abbastanza diverso. Per ora stiamo ipotizzando che qualunque esso sia, il fluido di lavoro, abbiamo detto, è sempre lo stesso, che rimane inalterato lungo tutte le trasformazioni di età, e quindi coerentemente con queste ipotesi va da sé che il C con P che compare per il numeratore è lo stesso, numericamente lo stesso, di quello che abbiamo scritto al denominatore in questa espressione. Ok. A questo punto giochiamo un po' con questa per arrivare all'espressione che è abbastanza usata, utilizzata per indicare il rendimento ideale di un ciclo Joule. Facciamo, scriviamo così, perché abbiamo fatto questo, perché un po' di ragazzi, vi avevo detto che avremmo saltato una serie di richiami di termodinamica, voi mi avete confortato dicendo che questa base ce l'avete, e quindi poi abbiamo detto va bene, utilizziamo, e quindi adesso ho concluso, anche perché ho scelto di partire da impianti con turbina a gas, che cronologicamente, vi ho detto, sono gli ultimi apparsi sulla scena della conversione termodinamica dell'energia, vi dicevo, perché poi questo impianto ben si presta a fare un po' di richiami di termodinamica, li andiamo a fare laddove ci servono,
in maniera un po' più applicativa, quindi anziché fare tutta una serie di richiami. A questo punto semplicemente vi ricordate che in una trasformazione adiabatica e reversibile le tre grandezze fisiche che individuano lo stato fisico di un gas, pressione, temperatura, volume specifico, sono legate fra di loro da relazioni ben precise. Per esempio, se io vado da P con 1 a P con 2 e il gas quindi ha il volume di con 1, quando arriva nel punto 2 ci arriverà secondo questa in generale possiamo dire che P e V variano entrambe durante la trasformazione di compressione o di espansione, però se è vero che questa trasformazione è una adiabatica e reversibile, sono legate dal fatto che se P aumenta di una certa quantità, V deve diminuire di una certa quantità, la cui proporzione nasce da questo equilibrio qua, dove K, vi ricordo, è il, lo ricordate? È il rapporto fra C con P e C con V. Ok? Ci siamo? Ricordato? Non è che, però il minimo dobbiamo avere presente queste. Altrettanto, questo fatto forse c'è più familiare, no? P per V elevato a K, ma è anche vero che se prendiamo temperature e pressioni vale questo discorso qui, cioè che sono legate tramite questa proporzionalità qui, ok? Quindi per esempio con 1 su P con 2 è uguale a P con 2 e via dicendo. Ok? Quindi questo ci consente di scrivere questo come questo modo qua, ok? E ancora quindi queste le possiamo utilizzare, per esempio possiamo scrivere che 2 sarà uguale a 3, e con 4
senso della destra. Ok, quindi ora però che cosa vediamo? Che chiaramente queste sono isomere, quindi P con 1 coincide con P con 4 e P con 2, quella è un'altra isobara, e P con 2 coincide con P con 3. Ok? Quindi significa che tutto questo è uguale a tutto questo, e quindi che questo termine è uguale a quest'altro, e quindi tutto questo sarà semplicemente 1 meno P con 1 su P con 2. Molto semplicemente. Espressione molto compatta, e proprio per come l'abbiamo scritta qui, questo significa che è uguale a 1 meno P con 1 su P con 2 elevato a K meno 1 su K, e familiarizziamo anche un po' con i simboli, il rapporto P con 2 su P con 1, diciamo adesso, poi tornerà in gioco molte volte, cioè il rapporto tra la pressione massima e la pressione minima del ciclo si chiama rapporto di compressione, molto semplicemente, si indica con la lettera greca beta, ok? E per comodità tutto il rapporto K meno 1 su K, solo per avere un termine un po' più comodo da scrivere, di solito si indica con la lettera greca lambda, e quindi il nostro rendimento alla fine lo possiamo scrivere come 1 meno 1 su beta elevato a lambda. Ok? Questo è il rendimento ideale di ogni ciclo, e vedremo anche altri cicli che seguono questo genere di trasformazione a questo rendimento ideale. Ok? Al di là dei passaggetti che abbiamo fatto, diciamo, come, perché li abbiamo fatti, è più importante quello che altro, perché appunto questa relazione ci dice una, ci porta ad una conclusione abbastanza interessante, ovvero che a livello di ciclo ideale, attenzione, non dimentichiamo questa ipotesi di partenza, vediamo che il rendimento ideale del ciclo, fissato un certo valore di questa, cioè il rendimento di questo ciclo, fissato un certo valore del rapporto di compressione, ovvero la distanza fra questa P con 2 e P con 1, rimane sempre la stessa. Per esempio, se io anziché fare questo ciclo mi fossi fermato a quest'altra temperatura qui, avessi fatto questo ciclo qui, nell'ipotesi, sottolineo, tenetelo a mente perché poi vedremo come le cose si modificano nel comportamento reale, nell'ipotesi di ciclo ideale, in base a quella relazione, siccome il beta non è cambiato, ipotizzando che il fluido, chiaramente K è una caratteristica del tipo di fluido utilizzato, okay? Quindi una volta che io ho scelto il fluido, aria, CO2, O2, N2, quello che volete, una volta che ho scelto il fluido, K è automaticamente individuato, ok? Per l'aria appunto vale 1.4, e quindi a parità di fluido, chiaramente, come vedete, quell'espressione dice che io o faccio il ciclo 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, primo, 4, primo, o 1, 2, 3, secondo, 4 secondo, il rendimento complessivo non cambia. Ok? E viceversa, appunto, fissato un limite per tipo 3, si vede che se io cambio il rapporto di compressione, quindi il ciclo anziché essere 1, 2, 3, 4, disegniamo un'altra isobara
P2', chiaramente P2' è maggiore di P con 2, quindi il ciclo diventerebbe 1, 2', tre pezzi. Ok, in questo modo invece il rendimento cambia perché sta aumentando il rapporto di compressione, okay? E sta aumentando appunto la differenza, o meglio il rapporto fra la T2, la temperatura di fine compressione, e quella di inizio compressione, come sta scritta qui. Questo è un po', sempre come gli anni di termodinamica, non so se ricordate, il ciclo più ideale di tutti era un ciclo fatto in questo modo qua. Si chiamava ciclo di Carnot, ok? E si vedeva come appunto era un ciclo particolare dove il calore veniva somministrato a temperatura costante e sottratto sempre a temperatura costante, e il rendimento di questo ciclo di Carnot era proprio 1 meno T out. E si vedeva appunto che, quindi si vede come questo rendimento cresca al crescere della distanza fra la temperatura di somministrazione o adduzione del calore e la temperatura di sottrazione del calore. Non ha importanza che una sola delle due sia molto elevata o molto spinta verso il basso, l'importante è che la distanza tra queste due temperature, ai fini del rendimento, la distanza sia la più grande possibile. Questo appunto accade in un ciclo inesistente, irrealizzabile in qualunque impianto, ma questo risultato è utilizzabile invece, è esportabile, nel senso che se io riesco a esprimere, è chiaro, per esempio qui ho una temperatura costante di somministrazione, qui una temperatura costante, e qui invece vedete per esempio il nostro ciclo Joule, che pure in questa fase è un ciclo ideale, il calore non viene somministrato e sottratto a temperatura costante, però non lo facciamo adesso, però è possibile definire una temperatura media di adduzione del calore tale che, diciamo, il suo valore sia uguale a tutta questa, il calore trasferito corrisponda a quello trasferito sotto quei molteplici sorgenti termiche. Altrettanto si può definire una temperatura media di sottrazione, e dicevo, quel risultato di Carnot lo possiamo esportare e dire che in generale un qualunque ciclo, ci fermiamo, arriviamo solo a questa conclusione, un qualunque ciclo reale comunque sia fatto, è caratterizzato dal fatto che il suo rendimento della conversione termodinamica cresce al crescere della distanza fra la temperatura media definita, poi di caso in caso si dovrà vedere come calcolare questa media, ma sarà possibile calcolarla, no? Quindi dicevo, la distanza fra la temperatura media di adduzione del calore e la temperatura media di sottrazione del calore, quanto maggiore è questa distanza, più grande è il valore del rendimento di quel ciclo, ok? E quindi ecco che questo risultato, perché abbiamo aperto questa parentesi, perché questa cosa appunto viene fuori un po', se immaginiamo T con 1 e T con 2 come le temperature di adduzione e sottrazione di un ipotetico ciclo di Carnot caratterizzato da appunto temperature medie di adduzione e sottrazione pari proprio alla nostra T con 1 e T con 2, ecco che vedevo come aumentando il rapporto di compressione
si allontana, Ticon 2 si allontana rispetto a Ticon 1, ok? E quindi il, come ci dice anche l'altra espressione, quella in funzione delle pressioni, in funzione del beta, ci dice che appunto tutto questo fa crescere il valore del, del rendimento. Dobbiamo fermarlo, devo farvi anche un diagramma, ma non voglio. Che lezione avete adesso? Principi. Principi. Ok, va bene, non aggiungo altro.